Missione riscatto per il Caffè Portos, il Portos femminile che reduce dalla sconfitta in casa della Kickoff Milano, cerca di ritrovare i tre punti sul proprio campo, sul parquet del Palace Pecca di San Benedetto del Tronto, al cospetto però di una formazione molto temibile come le Lupe, che naviga esattamente al centro della classifica. Il Portos però deve assolutamente compiere uno scatto decisivo verso la conquista dei playoff, magari cercando di ottenere la posizione migliore possibile in classifica, e quindi assolutamente mirino sui tre punti. Avvio di gara subito favorevole però alle Lupe, che sprecano una duplice opportunità clamorosa, come avete visto in questa circostanza. Rapidamente andiamo a leggere le formazioni: Lupe con Iaccarino, Marcon, Ghigliordini, Turetta, Boccardo, Ferrandi, Casarotto, Lombardi, Vigato e Olivi. In panchina, oltre al tecnico Mario Lovo, anche la DS Chiara Squarise. Dalla parte opposta per il Portos, Acciarresi, Bisognin, Bennardo, Ana Alves, Pinto Dias, Ferreira Pinto, Amelis, Cagnetti, Pizzi, Pedace e Serroni, oltre ovviamente al tecnico che è Manuel De Almeida. Prime fasi di gioco, dicevamo, favorevoli alle Lupe. Vedete, continuano ad attaccare la squadra veneta, mette in difficoltà il portiere del Portos, Catiuscia Acciarresi, che riesce comunque in queste prime battute ad evitare il gol della formazione avversaria in completa tenuta azzurra. Bianche le ragazze di casa, che si rendono pericolose in questa circostanza con un destro dalla banda, appunto destra d'attacco, come in questa circostanza. Pallone nel primo caso fuori nel secondo, tentativo pericolosa la numero 12, Pinto Dias, non riesce però nemmeno lei a gonfiare la rete alle spalle del portiere delle padovane. Si tratta di Flaminia Sharon Iaccarino. Tutto qua il primo tempo in due minuti di highlights, questo per dirvi che non è stata assolutamente una prima frazione di gioco spettacolare e ricchissima di emozioni. Altra storia nella ripresa, Portos che prova a spingere per primo ma concede la ripartenza alle Lupe. Vedete, situazione di due contro il portiere, non può fallire, a porta quasi vuota Monacita Lombardi, la brasiliana, classe 1982, 32 anni compiuti da qualche settimana. Sull'assist perfetto della compagna realizza lei il vantaggio delle Lupe. Portos quindi sotto di un gol, cerca di dare la scossa Ana Alves, il suo tiro è andato a colpire il palo, pericoloso subito quindi il quintetto di mister De Almeida, cerca di replicare immediatamente a caccia del pareggio. Il pallone gestito dalla Pinto Dias, l'imbucata, buono il triangolo, Pinto Dias davanti al portiere destro, para ancora Iaccarino, non si passa, si resta sullo 0-1. Ancora qualche contropiede per le Lupe, il pallone sui piedi di Ghigliordini, destro, miracolo sulla linea di porta da parte della numero 10 Ana Alves, incredibile salvataggio sulla linea. Brivido per il Portos, che però sta giocando male in questo frangente. Raramente abbiamo visto in casa il Portos non riuscire a sfondare e concedere così tanti contropiedi all'avversario. Ancora una volta un destro pericoloso, si tuffa ma non deve intervenire Catiuscia Acciarresi. Qua sul rilancio del portiere, la ripartenza stavolta è proprio del Portos, sulla destra il numero da parte della Pinto Dias, pallone che resta lì, diagonale, raso terra da parte in questo caso di Pinto Dias, l'assist era di Ana Alves, pallone fuori di uno nulla. Ancora Portos che ora prende coraggio, pallone al centro, stroppe destro da parte di Ana Alves, ancora una volta la mira è leggermente sbagliata. Time out, come vedete si gioca col portiere di movimento, indossa la casacca col buco, la Pinto Dias ci prova direttamente lei, ancora una volta bersaglio che non viene centrato, dalla parte opposta cerca le contromisure Mario Lovo, ancora Caffè Portos, lancio lungo, il pallone penetra clamorosamente sotto le gambe del portiere delle Lupe, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato da parte di Carmen Bennardo. Fatto sta che il Portos trova la rete del 1-1, vediamo il replay, no, il tocco forse non c'è, allora a questo punto il gol dovrebbe essere assegnato alla Bisognin. Comunque quello che conta è che siamo nuovamente in parità. Il Portos però continua a giocare a 5, temporeggia per trovare la mossa giusta, pallone da destra verso il centro, gran conclusione, una botta da parte di Juliana Paola Bisognin. Questo gol è tutto suo, e che gol signori, mamma mia, sotto l'incrocio dei pali, quasi da ferma,
scova l'angolino, una bordata potentissima. Portos quindi che riesce in qualche maniera, seppure senza grande lucidità, a ribaltare la situazione. Poi ancora pericolosa la squadra di De Almeida. Pallone fuori dopo una deviazione, calcio d'angolo. Continua però imperterrita ad attaccare 5 contro 4. Il Caffè Portos vuole chiudere i conti, vuole andare sul 3-1. Ha visto che le Lupe vanno in difficoltà su questa situazione, però bisogna ne perde palla clamorosamente. Regala il 2-2 alle Lupe. Bisognin, grande protagonista in positivo in occasione dei due gol, in questo caso perde in malo modo un pallone, vedete, stoppato male, ne approfitta Giulia Ferrandi, giovane classe 92, che si invola e a porta praticamente vuota trasforma il pallone nel 2-2. Qua c'è una chance incredibile per la Bennardo, pallone che tocca il palo e termina fuori, torna a 5 il Caffè Portos. Destro da parte di Bisognin, molto simile alla conclusione Caravalza, il 2-1, ma troppo centrale, può parare l'estremo difensore avversario, la Iaccarino ancora prova a prendere a pallonate le avversarie il Caffè Portos, ma riesce in qualche maniera a salvarsi la squadra veneta, poi perde un brutto pallone in difesa la numero 10 in maglia bianca, si tratta di Ana Alves. Dalla parte opposta ci prova con un diagonale il Caffè Portos, pallone fuori, era di fatto l'ultima opportunità per le giallonere quest'oggi in divisa bianca, non riesce il Caffè Portos a portare nuovamente a casa i tre punti, reduce come abbiamo detto in apertura di partita dalla sconfitta in terra lombarda col kick-off, deve accontentarsi del 2-2 contro le Lupe al termine di una partita non propriamente brillantissima. Sì, è mancata veramente l'ultimo passaggio, il gol, alla fine. E purtroppo a me dispiace perché noi adesso non è che vogliamo rammaricare, però abbiamo 4 giocatrici fuori, 4 titolari, quindi quello che hanno fatto oggi le mie ragazze, io sono super contenta perché ho visto anche la partita di domenica. Ci dispiace perché abbiamo preso un gol, però sono contenta perché probabilmente a qualcun altro aveva tagliato le gambe, abbiamo subito preso un 1-2 e le mie ancora hanno trovato la forza di andare a pareggiare, io non posso che ringraziarle, è stata un'emozione, una partita emozionante. Hanno dato tutto, tutto, io credo che di più non si potesse fare. La nostra classifica è deficitaria, sicuramente, io credo che se qualcuno ha visto la partita oggi può farsi delle domande e chiedersi come mai le Lupe sono là. Ce lo chiediamo anche noi, certamente che la fortuna non è dalla nostra parte quest'anno. Ecco. Noi si darà il massimo, perché comunque vogliamo chiudere un campionato bene, visto che poi alla fine la cosa grave è che noi abbiamo perso tutti i punti con le ultime in classifica, invece con quelle prime ce la giochiamo sempre, perché oggi credo sia la dimostrazione, quindi si darà il massimo sicuramente. A tutt'oggi io gli dico che ho 22 punti in trasferta e 11 punti in casa. Non riusciamo a dare una bella partita ai nostri tifosi, che è quello che io spero. Vi prometto che vi daremo una bella partita in casa. Abbiamo avuto una settimana difficile, dopo la sconfitta del kick-off abbiamo avuto tanti infortunati e tante persone che stavano male. Sappiamo che era una partita difficile, oggi sarebbe stato difficile giocare bene, non ci siamo riusciti. Abbiamo ripreso una partita, purtroppo alla fine ci hanno acciuffato il pareggio, ma è un errore. Ci sta, tanto siamo nei play-off, siamo ormai quindi, stiamo a una certa distanza di sicurezza. Faremo il massimo per giocarci playoff, sapendo che la rosa nostra purtroppo è molto contata. Non abbiamo tanti scontri difficili sicuramente, però ogni partita va giocata. Ci abbiamo la finaletta di mezzo e purtroppo tante già stanno pensando solo alla finaletta, quindi un po' anche questo è il fatto. Pensano troppo alla Z, che sarà la nostra squadra che giocheremo contro. E stiamo trascurando un po' il campionato, poi anche gli infortuni non ci stanno agevolando. Stiamo con le pezze, cerchiamo di arrivare alla fine il meglio possibile. Abbiamo sempre vinto in trasferta, purtroppo c'è stato a Milano che in un minuto siamo riusciti a prendere 3 gol e purtroppo anche se mancavano 10 minuti alla fine non siamo riusciti a riaprire la partita. Stiamo stanche, siamo contate e purtroppo si comincia a fare fatica. Lo stress di sotto Natale, la Coppa Italia, quelle 15 giorni che ci siamo allenati per giocare le partite con poche giocatrici stanno pagando adesso lo scotto. Sicuramente faremo il massimo e cercheremo di andare più avanti possibile, sapendo che la Z ci aspetta e non è un osso facile, però siamo arrivati lì, cercheremo di giocarci ogni partita e secondo me faremo bene. Poi pallone rotondo, vedremo cosa ci riserverà.